Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con Super Calcio. Oggi saremo qui per parlare di ieri, Bologna-Inter. Oggi proprio fate una Pasqua serena, intanto auguri di buona Pasqua a tutti. Oggi ieri l'Inter ha vinto 1-0, ieri oh, se avete visto il post avete capito perché non ho fatto il post partita, ero stanco. Però in pratica l'Inter passa in vantaggio al 31esimo minuto, se non sbaglio, poi scusatemi, grazie a un gol di Romelu Lukaku, dove fa il colpo di testa, la prende il portiere del Bologna, che come si chiama? Il 21enne Rovaglia, se non sbaglio, sì, Rovaglia, che la spedisce sul palo, poi cioè, Romelu Lukaku era sulla linea, va di tacco così o pianta, però più verso il tacco, diciamo, e segna il gol dell'1-0, che poi sarà il gol definitivo dell'1-0. Quindi diciamo che il primo palo preso all'Inter, ma ha segnato comunque Romelu Lukaku. La prestazione molto meglio sul primo tempo, comunque Brozovic aveva una bomba qua che non si poteva proprio vedere. Vabbè, nel secondo tempo l'Inter diciamo cala un po' di più, infatti rischia più volte, poi abbastanza imprecisi di Soriano, i vari Soriano del Bologna, che mi ricordo un tiro l'ha tirata alta, poi l'ha tirata addosso alle braccia del portiere. Poi una cosa che negli ultimi minuti mi è venuto un botto di ansia, perché intanto Brozovic, che aveva fatto una partita perfetta, cioè passa la palla su un calcio di punizione a centrocampo, arriva quello di testa del Bologna, vanno, corrono, e c'è più Brozovic. Innanzitutto si fa ammonire, poi c'è il vantaggio, si fa ammonire anche Bastoni, giustamente, perché sennò poteva essere una potenziale occasione da gol, se, cioè non ha dato il rosso, perché ovviamente non lo era, però sarebbe potuta diventare. Però il problema è che sia Brozovic che Bastoni erano diffidati, quindi salteranno il Sassuolo, e sappiamo come il Sassuolo è una squadra tosta da affrontare. È vero che giochiamo in casa, però ritornerà De Frey. Poi secondo me Antonio Conte l'ha fatto per questo, negli ultimi minuti salteranno il Sassuolo, quindi scusate se c'è questa una piccola interruzione. Però ritorna De Frey. Comunque stavo dicendo che Vecino l'ha fatto giocare con gli ultimi minuti, secondo me per sostituire Barella, un po' stanco negli ultimi periodi, appunto per non rischiare di avere un altro squalificato per il Sassuolo. Poi c'è Lautaro su assist di Brozovic, quando ancora non ha fatto le cavolate degli ultimi 5 minuti. Fa un passaggio a Lautaro, tira da fuori area, palo pieno, palla ovviamente che non ritorna, cioè ritorna niente di che, un tiro alto, poi non mi ricordo nemmeno di chi. Fatto Hakimi nelle ultime giornate abbastanza impreciso. Bisogna dirlo, anche se non dite Hakimi out, anche perché è giovane, può migliorare, e abbiamo già visto che quando è in forma non lo ferma nessuno. Però della prestazione sinceramente non frega niente a nessuno, bisogna vincere. Quello che è successo, l'Inter se ne va addirittura più 8 dal Milan con una partita in meno, e a più 10 dalla Juventus, sempre, sì, a più 10 dalla Juventus con una partita in meno, scusatemi se sbaglio. Vabbè, dai ragazzi, detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video con Supercalcio, e fatemi sapere cosa ne pensate voi della lotta scudetto, se è già finita, secondo me no, o se c'è il Milan o la Juventus o l'Atalanta anche, possono ancora provare a vincerlo.